È stata una grande coreografia ed è stata una grande Lazio. Vittoria importante, vittoria complicata, vittoria contro una delle squadre più forti d'Europa. Adesso non facciamo passare il Bayern come una squadretta, eh. Questo 1-0 è pesante, è secondo me uno di quei risultati che può cambiare la stagione della Lazio. Oggi la Lazio ha giocato con cuore e testa, che è quello che deve fare una squadra. Cuore perché ha lottato su ogni pallone, come avevo detto stamattina, per vincere bisogna combattere su ogni pallone, non andare mai leggeri, provarci sempre, e testa perché non ti devi sbilanciare, non devi aver paura o essere troppo in fiducia, devi essere sempre equilibrato per non prendere contropiedi e rischiare di rovinare tutto. E oggi la Lazio ha fatto una partita ottima, difficile, complicata, perché Bayern ha una qualità enorme e l'abbiamo visto. Però porta a casa un 1-0 meritato, ragazzi, meritato. Ed è questa la cosa che sorprende, perché uno poteva pensare che la Lazio magari in contropiede poteva trovare il gol vittoria. I numeri dicono che Bayern non ha fatto un tiro nello specchio. E sì, ha creato perché è il Bayern, però Provedel non ha fatto una parata. Mentre dall'altra parte, prima del gol, Isaksen si mangia un gol clamoroso. E anche nel primo tempo la Lazio ha due, tre buone chance che purtroppo non riesce a sfruttare. Ecco. La cosa che sorprende è che nel secondo tempo il Bayern praticamente non ha creato nulla. E invece nel primo tempo qualche occasione i tedeschi l'hanno avuta. La Lazio ha trovato il gol con il calcio di rigore di Ciro Immobile. Bella azione, Ciro marcato da tre, si è liberato, ha lottato fino all'ultimo. Poi il passaggio a Isaksen e la stupidaggine, fallo nettissimo, rigore ineccepibile e da dischetto Immobile, che quest'anno è infallibile, da dischetto non ha sbagliato. In 10 il Bayern ci ha provato. Ecco, la Lazio l'ha avuto un po' paura, ma secondo me il vero problema sono stati i cambi. La Lazio ha perso Vecino nel riscaldamento, Isai nel secondo tempo, già mancavano Rovella, Zaccagni, purtroppo non avevi tante opzioni in panchina e si è visto, i cambi non hanno aiutato oggi, anzi. Però la Lazio ha gestito, è andata vicino al raddoppio con Pedro, ancora una volta, come nel derby, Pedro ha una grande occasione, di piatto la passa al portiere. Però, ragazzi, oggi la Lazio ha meritato di vincere e siamo qui addirittura quasi a recriminare che se ne poteva fare un altro, cioè è una follia totale. Però, vittoria che può cambiare la stagione, perché quando batti una grande squadra, la fiducia cresce e riesce a giocare meglio, più tranquillo. Discorso qualificazione è apertissimo, perché vai in Germania e sai che l'1-0 potrebbe non essere sufficiente, te la giochi, però oggi ha dimostrato che soffrendo, lottando su ogni pallone, però hai battuto una delle squadre più forti del mondo. E quindi questa è una grandissima soddisfazione per i laziali, una grandissima soddisfazione per i giocatori che, nonostante un momento non facilissimo, hanno trovato la giusta determinazione, la giusta concentrazione per battere il Bayern 1-0. Ed è un ottimo risultato che fa ben sperare anche in previsione futura. Migliore in campo per me Felipe Anderson. Oggi partita mostruosa di Felipe Anderson, sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Certo, se avesse concluso meglio un paio di occasioni, forse staremmo parlando qua di una vittoria più netta, però per me Felipe Anderson è il migliore in campo. Per te chi è? Scrivi nei commenti qua sotto e noi ci rivediamo domani mattina col commento. Ciao!